हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I piedi di loto del nostro maestro spirituale sono la dimora del puro servizio devozionale. Mi inchino a quei piedi di loto con grande cura e attenzione. Mia cara mente, è per la grazia del maestro spirituale che noi possiamo superare questa esistenza materiale e ottenere la misericordia di Krishna. Fa che gli insegnamenti provenienti dalla bocca di loto del maestro spirituale diventino tutt'uno col tuo cuore e non desiderare altro. L'attaccamento ai piedi di loto del maestro spirituale è il modo migliore per avanzare spiritualmente. Per la sua misericordia tutti i desideri di perfezione spirituale sono soddisfatti. Colui che mi ha dato il dono della visione trascendentale, il mio Signore, vita dopo vita. Per la sua misericordia la conoscenza divina si rivela nel cuore, da lui si ottiene la prema bhakti e da lui l'ignoranza è distrutta. Le scritture vediche cantano le sue glorie. O maestro spirituale, oceano di misericordia e amico delle anime cadute, tu sei il Signore e la vita stessa di tutti in questo mondo. O maestro, sii misericordioso e ponimi all'ombra dei tuoi piedi di loto. Possano le tue glorie diffondersi nei tre mondi. Jai Srila Prabhupada ki jai. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma.
Mandamu e Savadana Mate. Mandamu e Savadana Mate. Jahara prashade bai e bavatori ajai Jahara prashade bai e bavatori ajai Krishna prapti hoy ja hoy te Krishna prapti hoy ja hoy te Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriyakya Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriyakya Harana kori o mane asa Harana kori o mane asa Shri Guru Charane Rati Eise Uttama Gati Shri Guru Charane Rati Eise Uttama Gati Je prashade pure sarvasa Je prashade pure sarvasa Sakudana diloje jamne jamne pravuse Sakudana diloje jamne jamne pravuse Divya gyana ride prokasito Divya gyana ride prokasito Prema bhakti jai hoy te avidya vinasajate Prema bhakti jai hoy te avidya vinasajate Vede gai jara charito Vede gai jara charito Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu
Lokanat Lokera Jivana. Lokanat Lokera Jivana. Ah, Prabhu Korodoya, Deo More Padachaya. Ah, Prabhu Korodoya, Deo More Padachaya. Ebejas Gusu Tribu Vana. Ebejas Gusu Tribu Vana. Dila Prabhu Pada Patita Pavana. Dila Prabhu. Dila Prabhu Pada Patita Pavana. Dila Prabhu. Jaya Prabhu Pada. Prabhu Pada. Prabhu Pada. Srila Prabhu Pada. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swami Hiti Namine Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Ti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Jaya Nitai Goranga. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Radha Ramana Radha, Ramana Shri Radhe.
Sitam, Bhagavatam, Sama Sitam, Buddha Sundaram, Tandar, Agom, Vidamaniya, Nishesha Shobha. Govinda,
Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Namaom Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavani Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Oggi.
Jaya, 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 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Janna Vallabha Girivara Dhari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jasoda Nandana Raja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Haribol, 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 Gaur Haribol. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Shirade Bolo. Jaya Giri Govardhana Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan. Jai Shri Shri Radha Ramana Ji Ki Jai, Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Gora Bhaktavinda Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Continuiamo lo studio del Srimad Bhagavatam, capitolo intitolato La discussione tra Shiva e Sati, verso numero 14, giusto? Ah, 13. Allora 13, verso numero 13. Allora, sanscrito. Katam Sutaya Pitrigeha Kautukam Nishamya Deha Suravarya Na Ingate Anahutaha Api Abhiyanti Sauridam Bhartu Guroho Dehakritaha Ketanam Cha Katam Sutaya Pitrigeha Kautukam Nishamya Deha Suravarja Nengate Anahuta Api Abhiyanti Sauridam Bhartur Guru Deha Kritas Chaketanam Katam Sudaya Pitrigeha Kautukam Nishamya Deha Suravaja Nengate Anahuta Api Abhiyanti Sauridam Bhartur Guru Deha Kritas Chaketanam Ketanam. Quante volte abbiamo detto? Due? Tre. Katam sutaya pitrigeha kautukam Nishamya deha suravajanengate Nauta piya biyanti suridam Vartu guror deha kritas chaketanam Pitrigeha kautukam Samya deha suravarya nengate Tisoridam Bhartu Guru Lakitas Chaketanam Katam Sutaya Pitrigeha Kautukam Nishamya Deha Suravajanengate Tisuridam Amurasanketanam Elevate? Katam Sutaya Kautukam Nishamya Deha Suravarya Nengate Anahutapirabhiyanti Sauridam Bhartugurupitasmanjaketanam Kartam come Sudaya di una figlia Pitrigeha Kautukam la festa nella casa di suo padre
Nishamya, ascoltando, Adeha, il corpo, Suravarya, oh, migliore tra gli esseri celesti, oh, migliore tra gli esseri celesti, Na, non, Ingate, disturbato, Anahutaha, senza essere chiamati, Api, anche, Abhiyanti, va. Suridam, un amico. Bartu, chi osane, Bartu? Il marito. Del marito. Guru, del maestro spirituale. Dehakrita, del padre. Cha, e. Ketanam, la casa. Allora, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chi jai? O migliore tra gli esseri celesti, come può il corpo di una figlia rimanere indisturbato nell'apprendere che nella casa di suo padre si sta svolgendo una celebrazione festiva? Pur considerando il fatto che io non sono stata invitata, non c'è nulla di male nell'andare a casa del marito, dell'amico, del maestro spirituale o del padre senza invito. Praticamente non c'è la spiegazione. Quindi leggiamo anche il 14. 14. Tanme praside dhamma martya vanchitam kartum bhavan karuniko badarti Tvayatmanoride ham abhadra chakshusha nirupitar manugraha navyachita. Traduzione. O Shiva immortale, ti prego, sii buono con me e soddisfa il mio desiderio. Mi hai accettato come la metà del tuo corpo. Perciò mostrami la tua gentilezza e accetta la mia richiesta. Chakshurumitam jena tasmai sri gurave namaha. Mamma, vi non c'è neanche qua. Quindi leggiamo anche il verso numero 15, perché anche c'è spiegazione, sì. Rishi ruvacha evangiritra priyaya bibhasita pratyabhya dhatta prasanam surit priyaha samsmarito marma bida kuvag isun yan ahako vishvar srijan samakshataha. Traduzione. Il grande saggio Maitreya disse: Shiva, il liberatore della collina Kailasha, dopo aver ascoltato le parole che la sua amata moglie gli aveva rivolto, le rispose sorridendo, sebbene le parole maliziose e offensive pronunciate da Daksha davanti ai ministri degli affari universali fossero ancora presenti nella sua mente. Spiegazione di Srila Prabhupada. Non appena sentì che sua moglie parlava di Daksha, Shiva subì l'effetto psicologico immediato di ricordare le parole dure che gli erano state rivolte nell'assemblea dei ministri dell'universo. E a questo ricordo si rattristò, sebbene sorridesse per far contenta la moglie. Nella Bhagavad Gita è detto che una persona liberata mantiene l'equilibrio mentale nel piacere e nella sofferenza di questo mondo materiale. Ci si può dunque chiedere perché un'anima liberata come Shiva si sentisse triste a causa delle parole di Daksha. Shiva Visvanath Chakravarti Thakur ce ne fornisce la risposta. Shiva è Atmarama, cioè è completamente realizzato nel sé, ma poiché è l'avatar incaricato dell'influenza materiale dell'ignoranza, il Tamoguna, talvolta è toccato dal piacere e dalla sofferenza del mondo materiale. La differenza tra il piacere e la sofferenza di questo mondo materiale e il piacere e la sofferenza del mondo spirituale consiste nel fatto che nel mondo spirituale il loro effetto è assoluto dal punto di vista qualitativo. Di conseguenza ci si può sentire tristi nel mondo assoluto, ma anche questa manifestazione di cosiddetta tristezza è sempre piena di felicità. Per esempio, quando era piccolo, Sri Krishna fu una volta rimproverato da sua madre Yashoda e pianse.
Ma, sebbene le lacrime rigassero le sue guance, non dobbiamo considerare questo fatto come una reazione relativa all'influenza dell'ignoranza, perché l'incidente era pieno di felicità trascendentale. Nei suoi svariati giochi sembrava talvolta che Krishna fosse causa di dispiacere per le gopi, ma in realtà tutte queste relazioni erano piene di felicità trascendentale. Questa è la differenza tra il mondo materiale e quello spirituale. Il mondo spirituale, dove tutto è puro, si riflette in modo distorto in questo mondo materiale, poiché tutto nel mondo spirituale assoluto, nelle varietà spirituali di apparente piacere e di apparente sofferenza, non esiste altro che la percezione di eterna felicità. Mentre nel mondo materiale, poiché ogni cosa è contaminata dall'influenza della natura materiale, proviamo sensazioni di piacere e di sofferenza. Perciò Shiva, che pure è un'anima completamente realizzata, provò dispiacere in quanto incaricato dell'influenza materiale dell'ignoranza. Ogni volta mi preparo, prima studio, poi alla fine non mi ricordo più tutto quello che ho letto. Comunque, questi capitoli sono veramente molto belli, molto interessanti, cioè, lo diciamo sempre. Sono praticamente 4 capitoli, cominciano con il secondo capitolo, perché il primo è tutto... Prima è un pochino genealogico, no? Ci sono tutte le discendenze a partire da Brahma, no? Tutti i responsabili dell'universo, no? E qui già solo questa informazione, no? La troviamo solo appunto nei Veda, perché ci sono degli alberi genealogici ben precisi, no? Ci sono le epoche in cui nascono tutti questi esseri, no? E Daksha appunto è questo Prajapati, che significa progenitore, infatti è la stessa radice, no? Come in italiano, Prajapati, progenito. È uno dei, è praticamente, addirittura è il figlio di Brahma, quindi è una persona anche molto potente, diciamo, non è una persona qualsiasi, cioè Daksha è proprio un figlio di Brahma. E incomincia con il secondo, dove c'è, ho dato un'occhiatina al capitolo precedente, in pratica... Così velocemente si sta svolgendo una riunione, una grande assemblea proprio universale, molto, molto, molto estesa, dove partecipano tutti i grandi esseri celesti, anche Indra, Shiva, Brahma, poi ci sono le divinità del fuoco, ci sono i Brahmana, poi ci sono i preti, che sono quelli che... fanno il sacrificio, no? Gli officianti sono dei brahmana che sono adetti proprio per lo svolgimento del sacrificio, no? Che ognuno ha un compito, no? Chi pronuncia i mantra, gli inni vedici, chi prepara le oblazioni, eccetera. Quindi è una cosa molto grande, appunto ogni tanto ci sono queste riunioni nell'universo dove si riuniscono tutti i grandi amministratori, no? Come anche qui nel mondo materiale si riuniscono... G8, questi qua, no? I grandi capi del pianeta, no? Per cercare di portare la pace nel mondo, cosa che è proprio come fanno loro, veramente non ci riusciranno mai, perché cercano sempre di trovare delle soluzioni materiali, no? Ho letto un pochino Srila Prabhupada, che in una lezione diceva, c'era l'esempio dei governanti, adesso la gente, c'era il problema della fame da qualche parte, perché c'è sempre il problema della fame da qualche parte, no? Magari noi abbiamo tanto prasada, poi magari a 10 km c'è qualcuno che sta morendo di fame, no? E lì era proprio, si parlava di questo problema. Gli ha detto: Prabhupada, cosa ne pensi del problema della fame nel mondo? E Prabhupada ha risposto: sì, adesso i governanti, ha detto, dicono: non vi preoccupate se c'è la fame nel mondo, state tranquilli, se anche se morite di fame, vi preoccupate, tanto fra una settimana vi daremo la televisione
Adesso qui sarà una conversazione di 30-40 anni fa, no? Tanto fra poco uscirà la televisione, morite pure di fame. Adesso dicono uscirà i 7, i 9, i computer sempre più piccoli, sempre più... E la gente insegue questi sogni qua, no? E così porteremo la pace nel mondo con i computer, no? E sentivo una signora lì al negozio di elettronica che hanno inventato le lenti a contatto, che tu metti questa lente, non so se è autorizzata questa, se parapara, questa notizia, diceva, e puoi vedere internet così, no? Senza il computer, c'è tutto il computer lì dentro, puoi vedere, ti metti in internet, ma poi non so dove sbattere, perché non so come fai a vedere anche esternamente, non lo so, non l'ha specificato. È sempre più sofisticato, no? Sempre più complesso, e non riescono mai a portare la pace, non riescono mai... Perché invece questi grandi saggi fanno queste riunioni, fanno i sacrifici, le preghiere, gli inni, così, le meditazioni, no? Per portare la vera pace nell'universo. Però vediamo che anche lì a volte succedono proprio delle situazioni molto strane, anche molto pesanti, no? Perché... Cioè veramente lì è successo proprio che Daksha si era inorgoglito che Brahma gli aveva dato quella posizione di responsabile, era praticamente proprio il coordinatore, il capo del sacrificio, gli aveva dato questa posizione qua, no? E di solito quando c'è una posizione materiale l'anima si inorgoglisce, non so se è mai capito. Succede, no? Uno diventa il capo, il presidente, il comandante, qualcosa, no? Il capo ufficio, il direttore, no? E subito diventa orgoglioso perché ci crede, no? Pensa di essere veramente il direttore, no? E invece i Veda spiegano che non è così, cioè tu dice l'anima sviata dal falso ego crede di essere l'autore delle proprie azioni, ma in realtà non è lui l'autore. Quindi lui pensa di essere il direttore, ma lui non è il direttore, non è, è solo un servitore. Perché il direttore in effetti è uno solo. Chi lo conosce è veramente fortunato perché può acquisire i benefici, no? Licenze, le liquidazioni, tutti gli stipendi speciali, no? Infatti i devoti sono molto fortunati perché conoscono il direttore proprio universale. Invece chi non conosce il direttore deve sempre sottostare a altri direttori che generalmente sono sempre contagiati dall'influsso della passione, no? Di pensare di essere veramente il direttore, no? Quando invece poi molte volte viene dimostrato che non si può dirigere neanche il respiro. Cioè molte volte uno arriva a una malattia e deve respirare, deve vivere in affanno, l'asma, non può più respirare e muore anche così in 5 minuti. Quindi neanche il respiro, chissà che cosa, no? A me sta capitando delle volte, mi sveglio di mattina, non c'ho più tutto secco, la gola, la lingua, non c'è più la saliva praticamente. Non so come mai, o che la stufa o qualcosa, no? E sembra che muori praticamente, devi bere subito, se no lasci il corpo. No? Cioè, le malattie arrivano così velocemente, una dietro l'altra, uno non se ne accorge nemmeno, no? Magari fino all'altro giorno dice io sto bene, non sono mai andato dal dottore, poi muore dopo 20 minuti e magari rinasce chissà che cosa, no? Un fungo. Fungo. C'è una salute proprio che si nutre di tutte le tossine, no? E qui praticamente comunque stanno facendo questa grande riunione e quindi stanno preparando tutto. Sappiamo la storia che praticamente il signore Shiva era in meditazione perché comunque lui è 24 ore in meditazione su Dio, non se lo dimentica mai Krishna, ce l'ha sempre nel cuore, no? Essendo anche poi un'entità molto così molto elevata, praticamente quasi uguale a Krishna, è chiaro che non è un'anima condizionata. E poi sappiamo che appunto ci fu questa situazione dove quando entrò Daksha, no? Shiva non fece gli omaggi, no? E questo qui è una situazione che comunque si può creare anche nel mondo materiale, a volte dobbiamo stare attenti perché magari non facciamo gli omaggi a qualche devoto, qualche maestro spirituale, cioè addirittura un vero devoto dice che fa gli omaggi a tutti gli esseri viventi, quando vede le formiche, non è che per forza si deve fare un inchino, no? Però
nel cuore lui vede il Paramatma e offre gli omaggi. Quando vede entrare, no? Qualsiasi entità vivente, che dire di un devoto così, no? Un devoto che comunque, nonostante tutti i difetti possano avere, sono le persone più care a Dio comunque, lo stesso modo, cioè anche se possono aver fatto questo errore, quell'altro, chissà che cosa, no? O chissà cosa possa avere fatto nel mondo, prima di essere devoto, però comunque adesso si è sottomesso a Krishna, comunque ha preso la strada, diciamo che prima di diventare proprio sottomessi ci vuole tanto tempo, a volte ci vogliono tante vite. E comunque Srila Prabhupada ha dato proprio il sentiero più veloce, no? Ci ha tracciato proprio un'autostrada diretta per Krishna, che anche se uno dice ma io ancora non lo vediamo, ma voi non vedete Krishna, no? Non vedete Krishna, voi non siete ancora arrivati al traguardo. Perché allora? E allora lì un devoto diceva, sì, non siamo ancora arrivati, però lo vediamo. Cioè non siamo ancora arrivati, però lo vediamo il traguardo. Noi vediamo, eccolo lì, quello lì, dobbiamo arrivare lì. Cioè, almeno già qualcosa, lo vediamo. Invece il materialista non solo non è arrivato, non solo non lo vede, ma sta andando dalla parte sbagliata. E quindi non c'ha speranza, no? Se non viene comunque toccato dalla misericordia dello Srimad Bhagavatam, no? E queste storie vanno raccontate a tutti, praticamente bisognerebbe dirle a tutti, perché poi sono questi quattro capitoli, il quarto capitolo di questi, l'ultimo, no? Dove poi c'è che Vishnu appare, no? E soddisfa tutti quanti i brahmana, tutti cominciano a fare delle preghiere incredibili, no? I preti anche ci sono, i brahmana, proprio traduce i preti, i sacerdoti, dai, quelli che fanno la cerimonia così, no? E ci sono le divinità del fuoco, ci sono delle bellissime preghiere più avanti, no? Il capitolo l'ultimo dove si manifesta Vishnu, no? Preghiere veramente molto belle, molto 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 belle, fatte dove appunto viene glorificato il Signore Krishna, Vishnu, no? Che tu sei comunque quello che ha mosso tutto questo, che ha fatto succedere tutta questa situazione qua per darci degli insegnamenti, no? E questo appunto, diciamo, anche a nostro livello dobbiamo riflettere su questa cosa qua, perché la mente comincia a criticare, no? E a vedere il difetto, no? Cioè comincia a vedere, ma questo qui, questo devoto è troppo identificato, che pensa di essere il capo, quell'altro pensa di essere il migliore, no? Però invece noi dovremmo cercare di stare in compagnia di questi devoti e comunque servire i devoti in qualche modo. E in questo modo uno quando serve una persona prende le sue qualità. Quindi nel mondo materiale, se uno è molto sensibile proprio e offre un servizio a un devoto, prende subito la qualità di quel devoto, no? Chiaramente alcuni, sai, a volte c'è molto falso ego, molto pesante, perché sono tanti vite, allora uno ci mette tanto tempo a prendere. Però a volte vediamo invece che veramente Bhagavan dice, quando uno serve una, così nel mondo materiale, chi serve un materialista diventa anche lui un materialista, in maniera, come si dice, categoricamente. E quindi appunto noi dobbiamo stare attenti, no? Perché se uno fa questo tipo di offesa, che quando passa Dio, o passa, a volte passa anche Dio, noi non ce ne accorgiamo, no? Perché c'ha tante forme Krishna, no? A volte c'è la Shila, insomma, queste sono tante forme, no? E chiaramente uno dice, ma tanto io sono già impegnato nel servizio devozionale, non fa niente che passa Dio, non devo. Invece però quello lo può fare Shiva, però noi non possiamo imitarlo Shiva, no? Se passa così anche un devoto, così non dovremmo proprio anche ignorarlo, cioè almeno salutare, almeno offrire gli omaggi nel cuore, no? Però se proprio lo ignoriamo non va bene, no? Diciamo, io sono già concentrato in Krishna, no? È difficile essere concentrati in Krishna se non riusciamo comunque a relazionare bene con i devoti, no? Prima. Praticamente significa che non c'è questa. Cioè significa che la mente ci sta martellando, no? Ci sta facendo pensare che qua è tutto, qui è negativo, sono un sacco di problemi, quello lì anche non mi è simpatico, così, e non vengo più al programma. E poi, e quando uno incomincia così, piano piano la mente se lo divora sempre di più,
e poi alla fine si allontana sempre di più, alla fine non lo vedi più proprio, per questa vita è andata. E invece bisogna cercare di, nonostante tutti questi problemi, questi che si presentano sempre tutti i giorni, no? Bisogna sempre di cercare di sistemare la situazione, no? Insomma, qui stanno cercando appunto di fare questi sacrifici per portare la pace, per portare la gioia, la felicità, soddisfare il Signore Supremo, no? Che quando Krishna viene soddisfatto col nostro atteggiamento, allora automaticamente anche quelli che stanno vicino a noi sentono un beneficio, no? Quando arriva anche il maestro spirituale, per esempio, porta Krishna nel cuore, quindi uno sente proprio una gioia particolare che non si può sperimentare nel mondo materiale, non si può sperimentare. Tu, il piacere più grande nel mondo materiale qualcosa può essere, non so, la droga, il sesso, ma dove ti porta? Ti porta 30 secondi, 10 minuti, cos'è? 2 ore che poi soffre, poi gli vengono tante malattie, cioè una situazione terribile, no? Invece la gioia spirituale è tutta un'altra natura, non ha niente a che vedere con il piacere materiale, è miliardi di volte più grande e il massimo del piacere materiale, che poi è quelli così molto più sottili, sono quelli dell'identificazione, no? Con il Brahman, pensare di essere uno, pensare di essere Brahman, no? Quello lì è il più alto, però è considerato insignificante in confronto, messo in confronto con la devozione che viene dal servizio devozionale, dal contatto con Krishna, appunto, no? È proprio insignificante, che dire, questi piaceri che l'anima condizionata sperimenta nel mondo materiale, no? Sono veramente, visti dal punto di vista spirituale, veramente delle situazioni orripilanti, proprio delle situazioni proprio di demoniache, proprio contorte. E vabbè, poi questo qui è interessante, c'è scritto che chi legge questa storia, chi la racconta anche, tutta questa storia, praticamente viene liberato da tutta la contaminazione materiale, viene proprio purificato immediatamente, potrebbe essere anche il più grande criminale, no? E anche il verso che aveva fatto il Dayani di Prabhu la domenica, no? Diceva proprio che, insomma, con le pratiche della coscienza di Krishna uno può ottenere la liberazione dalle più grandi contaminazioni, anche quando uno gira intorno a Tulasi, tutte queste pratiche, bere l'acqua della Charanamrita, no? Sono tutte questa ghirlanda qui, uno non fa, sente il profumo. Ogni pratica che facciamo ci porta la liberazione dalle sofferenze, no? Dalle attività peccaminose. E quindi è potentissima quella lettura del Bhagavatam, no? È spiegato che la conoscenza trascendentale, no, tutte queste personalità qui che sono riunite lì, Brahma, il Deva del fuoco, tutti questi esseri, no, sono dotati di una grande conoscenza trascendentale, no, conoscenza spirituale. Lo scopo della vita umana, dice Srila Prabhupada, è proprio quello di arrivare a questa conoscenza, no? No, l'educazione materiale non ha valore, praticamente, no? Diceva anche in una lezione Srila Prabhupada, diceva che adesso sono diventati esperti a lavorare col legno, il ferro, no? Fanno i grattacieli, no? Però quella non è la vera istruzione, non è la vera, insegnano nelle scuole così, non sanno niente della verità, cioè, anche l'università, non c'è un dipartimento, spiega Srila Prabhupada, che spiega che cos'è l'anima, che cos'è la forza vivente, cioè la terra, l'acqua, cioè i mattoni, il vetro, gli ingegneri, no? Costruiscono le autostrade, no? Tutte queste cose qua, inutili, più dal punto di vista, diciamo, spirituale, diciamo, inutili, perché tanto la strada c'è sempre, anche se non c'è il cemento, tu puoi camminare lo stesso, non è che c'è bisogno del cemento, no? Cosa inventi a fare il cemento? Eccetera eccetera, no? Grattacielo 170 piani, no? Ma se c'è tutto lo spazio in orizzontale, perché devi fare una cosa così incredibile, stare lì anni e anni con delle macchine terribili? Ugra karma si chiama, no? Karma, proprio ugra karma vuol dire un karma infernale, una situazione infernale. E Kali Yuga è tutto così, cioè hai miliardi di chilometri di spazio. Quando vai sul treno, no?
Vai sul treno? Vedi quanta campagna c'è, non finisce mai, tutta disabitata. Allora come fai a dire che c'è la sovrappopolazione? La sovrappopolazione che da miliardi di chilometri di spazio libero e vai a costruire un palazzo come in Calabria dove ero andato io? Non sono andato in esilio, 7 anni. Praticamente lì in quel paese costruivano le case, no? Non per così, orizzontale, per così le fanno. Cioè, praticamente, io non lo so che razza di... Senza offesa per i calabresi lì, vabbè, case antiche, no? 100, più di 100 anni, e non cadono mai, eh? Praticamente fanno una stanza sotto, poi ci sono le scale, sai, una stanza sopra, preso le scale, una stanza così, cioè, assurdo, tu devi andare in cucina, devi fare un piano, poi devi andare all'altra salotto, un altro piano, no? E tu sali e scendi alla fine. All'inizio era difficile, cioè proprio le gambe non ce la facevi proprio, no? Poi le scale così proprio, no? Le fanno. Poi di legno, ripidissime, una volta sono caduto anche, scivolato. C'avevo lo zaino, no? Sceso tutto, però c'era lo zaino che mi proteggeva. Non ho sentito niente. Se non c'avevo lo zaino ero già morto. Lo zainetto mi ha protetto. E fantasmi, i fantasmi si vedevano proprio, c'era Sarasvati, li vedeva proprio. Anche Krishna Lila, lenzuolo marrone, ha visto perché lì era morto una signora lì col marito, tutti e due erano morti là, no? C'era che vedeva proprio di tutto. E vabbè, situazioni proprio molto tamasiche, no? Cioè, e poi sai perché l'hanno fatta così la casa? Ti spiego perché. Perché diciamo lì tu avevi un pezzo di terreno, no? C'era il motivo, me l'hanno spiegato. Allora, siccome tu avevi quel pezzettino lì e non te ne davano di più, allora tu costruivi in salita, capito? È assurdo, no? Come il governo, cioè, non pensa al bene della gente, no? Cioè, ti costringe a fare una casa verticale. Cioè, ma come fai? Poi sotto mettevano gli animali di solito, no? Non so, vino, animali, questo, sotto mettevano i maiali, così. No? E case di campagna, no? Quelli più virtuosi mettevano le mucche, gli altri mettevano i maiali, non si sa. Quindi come può uno vivere in una maniera serena quando sta vivendo una situazione così terribile? I governi non hanno conoscenza della forza vivente, no? Pensano solo al ferro, al cemento, alla tecnologia, no? Anche la tecnologia è stata portata dai demoni, eh? Prabhupada stamattina leggevo, no? Diceva che la tecnologia, e questi qui aeroplani, anche i demoni li usavano già migliaia di anni fa, non è che li hanno inventati adesso gli aeroplani, eh? C'è lo Shastra che spiega come si costruiscono anche gli aeroplani, però li usavano i demoni, i devoti non hanno bisogno degli aeroplani, cioè, perché Krishna è dovunque, dov'è che devi andare? Cioè, dove... adesso li usiamo per andare nei posti sacri, eccetera, però anche se non c'è l'aeroplano, un devoto è capace che prende a piedi e va in India, cioè ci sono dei devoti che fanno chilometri, chilometri, a piedi c'è un sannyasi che non so quanti migliaia di chilometri percorre tutti. E uno arriva, magari arriva un mese, ci mette un mese a arrivare, però arriva. Invece con l'aeroplano magari ci metti 6 ore, però magari non ci arrivi proprio, perché crollano. Cioè sono così pochi gli aeroplani, lo spazio è così tanto, se tu vedi non c'è, c'è così tanto spazio, eppure riescono a fare gli incidenti anche lì. Poi basta un po' di nebbia, tutto finito, cioè un po' di nebbia, bloccato tutto, non si muove più niente, un po' di neve, quattro fiocchi di neve, tutto il mondo bloccato, tutto il traffico, tutti disperati, no? Stanno lì nell'aeroporto 10 ore a aspettare, no? Ma cantare Krishna, stai tranquillo, tanto magari non passa neanche più l'aereo, cioè magari, cioè il mondo materiale è tutta una situazione temporanea e dove non c'è niente di sicuro, non c'è niente di sicuro. E poi vedremo che appunto a causa di questa offesa Daksha verrà punito, e la situazione è molto pesante dove arrivano tutti i fantasmi, i seguaci di Shiva entrano lì nel sacrificio e distruggono ogni cosa. Perché Shiva era rimasto sempre tranquillo, trascendentale, proprio fino alla fine, l'aveva offeso, ne aveva dette proprio anche di pesanti, e non aveva fatto neanche, non si era neanche scomposto, era andato via tranquillo. Però poi quando ho visto che anche sua moglie è andata lì,
Che poi è bella la scena che hanno fatto tipo una processione, c'erano tutti i servitori di Shiva che la seguivano, cantavano, no? Chi gli ha portato il suo uccellino personale, hanno messa seduta bene, no? Un po' come potevano loro, perché sai, i seguaci di Shiva sono un po' influenzati dal tamoguno, tutti i mostriciattoli, cioè persone un po' così, purtroppo strane, così, no? Tutti mostri un po'. Però l'hanno accompagnata fino al padre, perché lei voleva andare lo stesso, no? E quando il padre praticamente non l'ha ricevuta, neanche lei, praticamente Sati, perché Sati comunque è sempre Durga Devi, è l'energia materiale, quindi è una persona molto potente, no? Che qui adesso fa, sembra come una donna qualsiasi, così preoccupata, che deve andare a trovare, mia madre, mia sorella, però Sati è al di là di questi legami così temporanei, no? Qui gioca un po' il ruolo di una donna condizionata, no? Però chiaramente essendo una grande devota, una persona realizzata, non è così, no? Infatti poi dopo lei con lo sguardo l'ha incenerito al padre, solo con lo sguardo. E questa è la potenza, no, che aveva Sati. Sati era veramente una... cioè, l'energia materiale, Durga, Maya, no? Con lo sguardo era riuscito, cioè, e poi dopo lei con i suoi poteri yoga, mistici, così, dice, io non lo voglio più questo corpo, perché tu mi hai dato questo corpo, ma tu stai offendendo mio marito, no? Che è Shiva, è la persona più potente dell'universo, no? È considerato il Signore Supremo dopo Krishna, praticamente. E quindi io non lo voglio più questo corpo, e poi gliene dice proprio tante, no? Se leggete il capitolo, continua, va avanti, non si ferma, sei un offensore, non dovevi, cioè tu stai svolgendo questo sacrificio solo per interessi materiali, no? Solo per avere in cambio dei risultati, dei benefici materiali, no? Molte volte appunto succede così, no? Che anche le pratiche così le pratiche così ritualistiche vengono fatte solo per avere un interesse. Anche nel mondo materiale purtroppo queste persone così religiose, così, che ostentano magari dei grandi templi molto ricchi anche, no? Ci sono cioè in confronto, se vediamo, qui alla fine non è che sia, voglio dire, è bellissimo il tempio perché ci sono i devoti che cantano, però se prendi il Duomo, che so, la cattedrale, lì il valore che c'è lì, cioè il marmo, qui abbiamo un po' di marmo, così. Però lì non c'è, è tutto esterno, no? Cioè non è tutto esterno, c'è anche un po' di verità, chiaramente anche lì c'è un po' di sincerità, no? Però non c'è la conoscenza finale, non c'è la conoscenza finale purtroppo, non c'è la comprensione chiara di chi è, di com'è, com'è fatto, chi è, che cos'è, la forza vivente, l'essere supremo, non c'è questa cosa, non c'è né nella scuola, né nei religiosi, né nell'università, non esiste questa conoscenza qui. E per cui va tutto storto, va tutto male, no? E vediamo che appunto Sati mostra poi con i suoi poteri, riesce proprio a disintegrare il corpo con il fuoco, no? Riesce a tirare fuori il fuoco dalle cellule, no? Con lo yoga. Si può fare tutto con lo yoga, no? Con i poteri mistici, no? E poi rinasce ancora con un altro corpo, poi sposa ancora Shiva. Quindi è un divertimento. Poi chiaramente il capitolo molto bello è quello dopo, dove ci sono tutte le preghiere, tutti chiedono scusa, no? anche Daksha, poi comunque anche lui, vediamo che lui non è una persona, anche se si è comportato male, però poi alla fine comunque Daksha è lì davanti a Vishnu, quindi una personalità anche lui potente, no? Gli chiede scusa, fa delle preghiere, no? Si è ripreso dopo. E così qui vediamo anche noi, quando noi offendiamo un devoto, parliamo male di un... che non dovrebbe mai succedere, però se succede la mente si contamina subito, perché Krishna non vuole proprio, Krishna proprio non vuole questa cosa qua, e allora bisogna subito chiedere scusa e cercare di soddisfare questo devoto in un modo o nell'altro, offrendo qualche servizio, in un modo o nell'altro di chiedere scusa, farsi perdonare più che altro, perché le offese sono veramente terribili, no? E ci allontanano proprio da... oppure anche se non ci allontanano, anche se rimaniamo lì, ma non abbiamo più... cioè perdiamo la misericordia di Krishna, quindi uno si allontana, non sempre che se ne va, ma anche se rimane vicino alle divinità, però se perde la misericordia di Krishna non è più felice, non è più, diventa un... si blocca tutto, no?
Però appunto queste pratiche sono così belle, no? Il canto del mantra, danzare, prendere questo prasciana incredibile che qui a Medonago proprio ce n'è così tanto che dovrebbero venire tutti i giorni anche qui dai paesi vicini a prendere. E... ecco dai, sai che abbiamo esempio anche l'orario. Siamo... volevo salutare anche tutti gli ascoltatori, mia madre che ha sentito la lezione da Milano e i devoti che ascoltano Hare Krishna. Jai, tutte le grazie a Prabhupada, Ribo, Jai, Grantarasimha Bhagavad Gita, Jai.